Eccoci pronti per il nuovo video suggerimento della settimana. Come creare un testo che corra lungo un tracciato circolare, proprio come in questa immagine. Allora, i passaggi da fare sono molto molto semplici. Per prima cosa ci creiamo un livello vuoto. Andiamo a prenderci lo strumento forma di Photoshop, andando a selezionare in questo caso specifico lo strumento ellisse per creare un bel cerchio. Attenzione, la nota importante è questa, ossia dobbiamo tenere selezionato questo pulsantino dell'icona dei tracciati, altrimenti quello che creeremo sarebbe una forma vettoriale, mentre quello che ci interessa è un tracciato semplice lungo il quale appunto far correre il nostro testo. Quindi tasto shift della tastiera premuto, trasciniamo e creiamo il nostro cerchio delle dimensioni che più ci interessano. Fatto questo, non facciamo altro che andare sul pannello dei tracciati e vediamo che effettivamente il tracciato di lavoro che abbiamo creato è a nostra disposizione. Benissimo, ora passiamo al testo. Preleviamo lo strumento testo, avviciniamo il cursore al nostro tracciato nel punto esatto in cui scegliamo di far partire il testo, ci clicchiamo sopra e inseriamo il nostro testo. Allora, facile vivere una vita da principe, ma prova a vivere come una rana. Puntini, puntini, puntini. Ok, benissimo. Il testo naturalmente rimane editabile e modificabile, per cui in qualsiasi momento noi si decida che questo testo vada riposizionato, vada cambiato il font, per esempio, se ne voglia scegliere uno diverso, la dimensione stessa del font voglia essere più piccola, più grande, la spaziatura differente, eccetera, eccetera, naturalmente possiamo farlo in qualsiasi momento. La grande comodità di una scelta come questa è che, per esempio, vogliamo ruotare il nostro testo, diventa veramente molto molto semplice, basta un semplicissimo Ctrl T e attiviamo le nostre belle maniglie di ridimensionamento e riposizioniamo nella circolarità che ci interessa il nostro testo perfettamente allineato al nostro tracciato circolare.